Buongiorno amici miei e buona giornata a tutti e a tutti voi che mi seguite sempre con tantissimo affetto. Sono su Dalegna, guardate che location che c'è oggi. E in questa location vi racconto un fatto davvero particolare, ma soprattutto davvero spettacolare, ovvero un drone che stava volando a 700 metri, sì, avete capito bene, 700 metri, tanto ultimamente che problemi c'è, non è in Italia per fortuna, e questo drone è stato però attaccato da un falco che lo ha colpito, lo ha poi agganciato, trascinato via fino a farlo sbattere in terra dall'assù. Il tutto davvero documentato dalle immagini della camera di quel drone. Oh, come al solito vi chiedo un bel like, spero di meritarmelo, e se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente qua si scherza, si ride, si vedono belle immagini, ma spero che possiate anche imparare qualcosa e incuriosirvi con queste cosette che trovo su web. Dunque, se non siete iscritti, iscrivetevi. Partiamo. Un'enorme aquila a un'altitudine di 700 metri ha girato intorno a un drone e poi l'ho attaccato facendolo ruotare e poi prendendolo e trascinandolo fino giù a terra. Un'aquila che fa paura e prima inizia proprio ad attaccare il drone, appunto lo colpisce e lo butta giù, proprio come vi ho detto, davvero immagini incredibili, incredibili. La telecamera del drone cattura tutto questo, ovviamente. Il tutto è stato poi condiviso dal pilota del drone e questo fatto è accaduto mentre lui sorvolava un'area remota della penisola di Khemkhita, nella Russia orientale. Sì, esatto, questo fatto è accaduto proprio in Russia. Questo tipo di falco è un rapace molto molto aggressivo e a vedere in effetti come attacca e afferra il drone con i suoi artigli prima di tirarlo giù e portarlo a terra è davvero pazzesco, sono immagini davvero incredibili che merita davvero vedere. L'aquila entra nella scena e guardando la telecamera colpisce il drone, poi lo afferra appunto con gli artigli, come vi ho detto, e lo tira giù. L'uccello poi lo lascia cadere e si ferma accanto al drone e si vede proprio il rapace che è lì vicino al drone, poi un segnale acustico lo distrae e lui lascia la preda e se ne scappa via. Questo tipo di uccelli sono chiamati falchi sari e sono la seconda specie più comune al mondo dopo il girfalco, esatto, e vedrete nel video, si trova di solito nelle regioni deserte e forestali dell'Europa orientale e dell'Asia centrale. Questo tipo di rapaci sono lunghi, pensate, da 45 ai 60 centimetri, ma hanno un'apertura alare che arriva fino a 1,5 metri, veramente. Un'aquila che può raggiungere i 60 km orari quando va a attaccare la preda, esatto, è un uccello questo che si trova generalmente, come vi ho già detto, ma nello specifico si trova negli Emirati Arabi, in Mongolia e in Russia. Un falco davvero molto pauroso. Questo incredibile filmato che prova tutto, ve lo faccio vedere ovviamente adesso. Ragazzi, avete visto? È davvero pazzesco. Un attacco mirato proprio al drone, immagini sensazionali che a me hanno davvero colpito tantissimo e ho voluto condividere con tutti voi. Bene, ci si vede presto nel canale, ovviamente Toscana tira vento come al solito.
Dunque, ciao dai bighe e buona giornata a tutti voi, sperando di aver fatto cosa gradita a mandarvi, a portarvi queste immagini davvero incredibili. Ciao da Bighe Net.